La fascia di età adolescenziale è la più colpita dalle forme di disagio che in Umbria e anche in Alta Valle del Tevere sono in crescita esponenziale. Per questo, Comune di Città di Castello e USL Umbria 1, in collaborazione con l'Associazione per la cura dei disturbi del comportamento alimentare Mi fido di te, organizzeranno 3 incontri con gli studenti e i genitori per promuovere la cultura della salute e arginare fenomeni che mettono a rischio una popolazione giovanile sempre più ampia nella regione. A dimostrarlo sono i 37 ricoveri di pazienti tra i 9 e i 16 anni in prevalenza di genere femminile che sono stati effettuati nel 2016 presso l'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Città di Castello, divenuta struttura sanitaria di riferimento in Umbria grazie alla collaborazione con il servizio ambulatoriale per i disturbi del comportamento alimentare dell'USL Umbria 1, l'assessore Luciana Bassini. Noi vogliamo ripartire dalla famiglia anche per tutto quello che riguarda il sostegno alla famiglia, quindi il Comune è in prima linea per questa cosa. Quindi l'iniziativa di oggi volge proprio a costruire degli interventi e dei programmi proprio relativi a degli incontri per avere insieme a degli esperti importanti come abbiamo nel nostro territorio, ma le famiglie soprattutto che possano intervenire per avere delle informazioni importanti nella gestione dei figli, soprattutto adolescenti. Disturbi del comportamento alimentare, depressione e dipendenze accentuate nell'ultimo periodo anche dal terremoto, come testimonia il recente ricovero nel nosocomio Tifernate di 2 giovanissimi pazienti dell'area di Spoleto e Norcia, ma anche bullismo e cyberbullismo. L'assessore Rossella Cestini. Il Comune con la sua scuola e con gli studenti della sua città, con i suoi educatori, è al centro dell'attenzione e quindi la collaborazione è importante tra le istituzioni ASL, Comune e scuola per aiutare in particolare i nostri figli, i nostri nipoti, per quanto mi riguarda, i nostri figli e nipoti a crescere nel migliore dei modi. Emerge sempre più insomma, un disagio a livello adolescenziale, no? Che va comunque studiato, analizzato e va comunque contenuto in qualche modo, no? Perché una parte diciamo, è anche fisiologico di disagio, ma è una parte poi diventa patologico e quindi va sostenuta la famiglia, come diceva la collega Bassini, però vanno sostenuti direttamente anche gli studenti. Nel presentare il calendario degli incontri rivolti a genitori e figli, insieme alla direttrice del distretto sanitario Alto Tevere Umbro dell'USL Umbria 1, ne ha parlato anche la dottoressa Laura Dalla Ragione, medico-psichiatra. La fascia adolescenziale è la fascia più debole, più colpita, più vulnerabile. In tutte le forme di disagio che si stanno diffondendo anche purtroppo nella nostra regione, nella nostra realtà locale, quindi con depressioni, ansia, disturbi alimentari, disturbi delle dipendenze, tutte le forme di disagio che hanno a che fare con la fascia giovanile adolescenziale. Questa iniziativa mira a lavorare proprio su questi grandi temi. Lo faremo attraverso testimonianze, attraverso incontri con i ragazzi nelle scuole, con la popolazione, con i genitori, perché la famiglia è l'altro punto importante da supportare, perché i ragazzi poi vivono in famiglia e spesso i genitori sono gli ultimi ad accorgersene, sono quelli più impotenti di fronte a tante forme di disagio. Quindi lavoriamo con i ragazzi, lavoriamo con i genitori, lavoriamo con gli insegnanti.